Noi ci siamo interrogate quest'estate su come cominciare quest'anno con una serie di attrezzi in più nella nostra cassetta. E quindi il festival è costruito dentro un po' quello, secondo me, diceva anche Tony prima, per esempio il rifiuto della guerra, no? Pensiamo a come stiamo vivendo tutte e tutti l'incapacità, l'impossibilità di essere soggetti attivi dentro la costruzione del movimento globale contro la guerra. La diversità incredibile che c'è tra quello che stiamo vivendo adesso e la fase che vivemmo nella guerra in Iraq, in cui il Washington Post definì, poi perdemmo quella battaglia, attenzione, ma il movimento contro la guerra, la prima potenza mondiale. Ricordo la manifestazione a Roma dei 3 milioni di persone, la capacità di costruire le dinamiche di blocco dei treni dalle basi militari. Penso alla stessa città di Vicenza, che ha saputo dare un enorme contributo dentro la questione della battaglia contro la guerra sulla questione del Dalmolin. E in questo momento è evidente, cioè noi stiamo dentro una fase in cui l'uso di bombe tattiche nucleari è all'ordine del giorno, è teorizzato, è oggetto di discussione, si rompe un tabù che in qualche maniera era stato anche durante la guerra fredda qualcosa che si usava come distensione, ma qui invece dall'annessione dei territori effettuata pochi giorni fa da parte della Russia di Putin, la madre patria fa un passo in avanti e può essere difesa con le armi tattiche nucleari. E qui ha ragione Tony, che è un po' quello che abbiamo detto anche noi, no? Nella fase iniziale e nel proseguo della guerra, no? Di qualche maniera vedere, qualcuno li ha chiamato questi due pugili stanchi che si prendono a pugni, no? Due forme di imperialismo dentro che si prendono a pugni in un mondo che invece sta crollando. Cioè, poco importa che milioni di litri di metano vengano immessi in atmosfera, un proiettile lanciato contro la nostra biosfera, un enorme colpo in avanti alla crisi climatica, l'importante in questo momento è comunque questo tipo di scenario nella quale, voglio dire, bisogna saper prendere parte. Bisogna saper prendere parte, noi lo scrivemmo nello striscione di apertura di numerose manifestazioni: disarmo, diserzione, capacità di uscire in maniera forte dai meccanismi della guerra. Per cui questo festival, e giovedì ne discuteremo, no? Con Andrea Fumagalli, con i compagni contro la base di Coltano, con Tonio Mazzeo, cioè ci porta a dire qual è lo strumento con cui ricominciamo a manifestare quello che dovrebbe riempire le piazze, no? Come anche sul clima. Il dibattito di ieri ha avuto la particolare capacità di mettere un focus su come l'energia, come estrazione di valore dal punto di vista capitalista, di accumulazione, deve essere sottratta da questo punto di vista. Ma questo affresco veloce sul festival non è tanto per fare lo spottone e invitarvi a tutte le prossime iniziative, ma è perché siamo in una fase nella quale, come corpo collettivo che abita e vive questo spazio, ci stiamo impegnando e pensando a come affrontare una realtà estremamente difficile. Forse una delle fasi storiche più difficili, sicuramente per me che faccio politica non da tantissimo tempo, la fase più difficile che abbia mai vissuto. E allora da questo punto di vista mi piace molto il termine delle costellazioni, della convergenza come costellazioni, perché in qualche maniera non stiamo cercando di uniformare un pensiero, ma stiamo cercando di metterci in relazione tra tanti punti di vista per cercare di costruire un cammino. E qui infatti passo alla seconda parte di questo intervento, perché secondo me c'è un piano della convergenza interna, un piano della convergenza esterna. Certo, è stato detto molte volte da persone più autorevoli di me oggi, Caracol è un esperimento di istituzione del comune, cioè in qualche maniera ha voluto essere in partenza una forma di mutualismo e di mutuo soccorso, di mutuo aiuto durante la pandemia. Noi abbiamo aperto dentro il lockdown, abbiamo fatto quello che il contrario di quello che ci veniva chiesto, no? Tu dicevi prima, ci veniva chiesto di essere individui, di essere chiusi nelle nostre case, di essere sempre più segmento e quindi di non incrociarci, e invece
abbiamo avuto anche in pochi, bisogna dirlo, perché in quella fase non eravamo più nelle assemblee di costruzione di questo spazio, ma abbiamo scelto anche in pochi di aprire questo spazio per praticare mutualismo e mutuo aiuto, no? E per cui è stata una fase importante che ha segnato una prima nostra fase di cammino. Ma quello che abbiamo sempre teorizzato dall'inizio, che torno a quello che diceva Tony, che il mutualismo, il mutuo soccorso, senza una pratica di conflitto radicale, e questo lo diciamo magari meno in politichese, no? Cioè la paura di finire come la Caritas di sinistra, invece di essere uno spazio di attivazione anche conflittuale. E questo è un laboratorio estremamente difficile. La soggettivazione delle persone che vengono a prendersi il pacco alimentare o che fruiscono degli ambulatori non si trasforma immediatamente. E questo, no, ne parlavamo anche ieri sera con gli artisti con i quali abbiamo, con gli Anagor dopo lo spettacolo. Non è che in questo momento abbiamo intrecciato ancora la matassa, non è che chi frequenta questo spazio dal punto di vista della fruizione di bisogni come il cibo, come la salute, poi è qui a discutere con noi, ma perché questo fa parte di quel ragionamento, no? Di quella capacità di definirsi in un cammino di istituzionalità del comune, la capacità quindi di essere anche quel punto di riferimento all'interno delle città, capace di interpretare bisogni, necessità, ma anche conflitti. Penso alla questione del TAV. Posti come questo, come il bocciodromo, in questo momento stanno rappresentando, a differenza di altre fasi, quelli che stanno facendo l'informazione in questi quartieri, San Lazzaro e Ferrovieri, su quello che avrebbero dovuto fare le istituzioni. Cioè, in questi quartieri chi ha spiegato il progetto TAV non sono stati i tecnici comunali, ma sono stati i tecnici che abbiamo incontrato, che abbiamo convinto, che abbiamo suggestionato, che stanno costruendo con noi questo tipo di ipotesi. Allora, noi eravamo partiti e partite, quando pensavamo a Caracol, dentro la fase del governo Salvini. Cioè, quindi diciamo, una certa narrazione, la nostra narrazione, una narrazione solidaristica, una narrazione di sinistra, evidentemente usciva sconfitta da quella fase storica, no? E ci eravamo ripresi il vecchio concetto delle case del popolo, cioè quindi di quella capacità mutualistica di una fase incredibile del movimento operaio e contadino a metà del secolo precedente, di costruire dentro una fase storica difficilissima la capacità di mettere insieme le risorse, di mettere insieme la cultura, di costruire quel grande sogno che poi ha caratterizzato anche il Novecento. E questa quindi la diversità tra chi magari pensa che basta dare un pacco alimentare e chi invece ha la necessità di costruire una narrazione, una delle parole che abbiamo usato in questo festival, del desiderio. Perché in questa fase di desiderio sembra essercene pochissimo. Se torniamo all'immagine della bomba tattica nucleare, ma come si può essere desideranti in una fase di questo tipo? Ecco, allora, quello che abbiamo fatto qui all'inizio è stato mettere numerose cose dentro un corpo fatto di cemento, di finestre, di pavimenti, e abbiamo messo delle cose. Abbiamo messo un banco alimentare, abbiamo messo un ambulatorio, abbiamo messo una libreria, abbiamo messo uno spazio performativo, no? E quindi questa è la prima cosa della convergenza che diceva Tony, le cose che si mettono. E invece il problema è la mescolanza. Trovo anch'io che il problema sia passare, come dire, a mescolarsi, a essere quel termine melting pot, no, che usiamo per le razze, trasformarlo dentro una dinamica anche interna, cioè mescolarci e costruire cose, costruire probabilmente un corpo sociale nuovo, costruire una dinamica veramente sì, di istituzione capace poi anche di prendere decisioni che vanno in alterità alle istituzioni vigenti, cioè essere capaci di finalmente dare un termine a quella forma, quella termine che usava prima Tony, del contropotere. Cioè essere contro potere non vuol dire essere contro il potere, ma esercitare un potere diverso, un potere che però deve avere anche, trovare le forme per imporlo, per imporre la decisione. Torno alla questione TAV, che forse da questo punto di vista ci dà la possibilità di avere veramente un esempio chiaro. Ma se noi decidessimo, se fossimo capaci di esprimere nei quartieri della zona ovest o nella città di Vicenza una decisione contraria
a quella grande opera, mentre l'istituzione comunale, governativa, regionale, di tutti gli apparati, da IRICA, RFI, danno invece il parere favorevole. Allora tra potere e contropotere ci deve essere un conflitto. E questo è un campo di possibilità che diventa anche avvincente. Perché cosa sarebbe, per esempio, un posto come questo se non avesse l'ambizione di decidere sulle sorti della propria città, del proprio territorio, della propria aria, della propria acqua? Abbiamo cominciato questo festival con un dialogo tra aria e acqua. Qualcuno di voi è seduto, state vedendo una mostra fatta con le polveri sottili, quello che c'è lì è quello che respiriamo. Ma penso per esempio a esponenti, amici che sono qui con noi stasera del movimento No Fas, l'aria e l'acqua distrutta. Allora anche di fronte a questo, di fronte a delle istituzioni che ci avvelenano, che ci ammazzano, il concetto della morte, di questa necropolitica che non è capace di prendersi cura, no? Noi non siamo più solamente per un'idealità diversa, per la trasformazione del mondo, per un uomo, un umano nuovo, adesso invece una volta si diceva l'uomo nuovo, diciamo un umano nuovo, ma siamo anche perché questo sistema è incapace di prendersi cura, la pandemia ce l'ha dimostrato. Ci ha chiuso nelle case e poi adesso ci riversa all'interno di una crisi ecologica, di una crisi militare allucinante, in cui è normale, come dicevo prima, che un gasdotto esploda e che si liberino milioni e milioni e milioni di litri di metano in atmosfera. Ecco, questo per stare, questa ultima parte dell'intervento passa, come dire, dal livello interno. Qualcuno ha detto dovremmo scrivere di Caracol, l'hai detto tu, no? Ma a noi ci piacerebbe che non che venisse replicata questa cosa, ma che cominciassimo a ragionare nelle città di queste forme di contropotere, che cominciassimo a ragionare tra compagne e compagni di come facendo esperimenti si possa costruire anche una rete di istituzioni dal basso che non si riconoscono più nello stato vigente, che non hanno mai anche bisogno di entrare nel paradigma istituzionale dove ormai si giocano purtroppo miserie su miserie. Ecco, questo passaggio alla convergenza esterna, no? Perché poi questo mi sembra l'altro dato di cui abbiamo bisogno, cioè lavorare sul territorio che ci ha rappresentato sempre la forza di avere anche qualcosa poi da dire sul piano generale, ma convergere, questo è un termine che oggi, da quando siamo arrivati qua, c'è questo termine, ne parlavamo prima in una riunione, parlando per esempio di questa data del 22 di ottobre a Bologna, no? Ma io credo che il primo dato di convergenza, che personalmente, anche se come dire, ho potuto dare veramente un contributo minimo a quell'esperienza, per me è stato il Climate Camp del Lido di Venezia. Se devo pensare a qualcosa che non è un aspetto messo vicino all'altro, un segmento messo vicino all'altro, ma se devo pensare a cosa vuol dire sciame, per convergere in uno sciame, la uso così come termine, penso all'esperienza del Climate Camp di Venezia. Penso a ragazze, ragazzi, ragazzi di tutta Europa, di tutta Italia, che si sono trovati insieme per 4-5 giorni a discutere di come le pratiche anticoloniali, transfemministe, per la giustizia climatica, potessero assumere una lente di lettura che per esempio teneva dentro con assoluta naturalità la giustizia sociale, il mondo del lavoro, del reddito. E più di tanti dibattiti è stata l'immagine dell'immissione dentro la manifestazione degli operai della GKN con i loro tamburi insieme ai ragazzi del movimento climatico. E questa immagine di comunque 2000 persone che vanno verso il red carpet per dire oggi vogliamo che a parlare siamo noi, che vogliamo giustizia sociale, giustizia climatica, che si è scontrata immediatamente con gli idranti e le cariche della polizia, no? Cioè questa immagine, perché poi le immagini servono e hanno una, e sui caschi che avevano le prime file c'era scritto care, cura. Cioè, ma allora, no, io quella immagine guardatevela quando tornate a casa, perché per me è stata, come dire, la veramente questo, la convergenza in sciame. Una volta lo usavamo questo termine, no? Forse abbiamo bisogno in questo momento di vederci come uno sciame che attraversa il territorio nazionale, andando a riportare la capacità di mettere all'ordine del giorno parole di questo tipo. Allora,
ovviamente mi faccio prendere anche dall'emozione, no? Però se penso al fatto che abbiamo la possibilità, dopo l'esperienza del Climate Camp, in cui abbiamo sperimentato anche forme di conflitto a cui io personalmente non ero abituato, penso ai training per... a come ci si comporta davanti alla polizia, insieme a una processualità assembleare enorme rispetto anche a cicli di lotta che personalmente ho attraversato. Io penso che questo inizio di questo anno, che si scontra contro la vittoria della Meloni, contro un blocco di destra che metterà in crisi tutta una serie di... possa invece trovare forme di convergenza che si spostano sul territorio nazionale. E noi venerdì prossimo qui abbiamo gli operai della GKN con il collettivo di fabbrica, con Dario e gli altri compagni della GKN che discutono con noi e con la DL, in un dibattito proprio verso quella data. Ma perché una data può essere così importante in questo momento? Probabilmente perché non è la classica cosa in cui siamo abituati, la sommatoria delle sigle nazionali, cioè torno a quello che diceva Tony, no? Cioè convergenza può essere, non è mettere una sigla di fianco all'altra e lanciare il corteo che va, no, ma quella convergenza tra Friday for Future, Comitato No Passante, GKN, che ci indica la possibilità di sperimentare in quella data qualcosa di diverso, qualcosa che poi andrà in un'altra iniziativa a Napoli e via così. Allora forse è anche il modo questo con cui dobbiamo affrontare quest'anno difficile, con cui dobbiamo anche farci forza. Perché io lo dico con una battuta, in questo momento i luoghi come questo, altri luoghi, le piazze, come la piazza di ieri a Vicenza per il diritto all'aborto, sono in questo momento fondamentali, perché dobbiamo farci forza. Dobbiamo recuperare, sempre citando Tony, la capacità di fare male, la capacità di incidere, la capacità di non essere testimonianza. Perché la posta in gioco è talmente importante. Noi stiamo parlando che la posta in gioco di prossimi anni è la riproduzione della vita umana e delle specie in questo pianeta. È non finire dentro un processo di guerra totale mondiale che assomiglia ai film di fantascienza che vedevamo qualche anno fa. Cioè tutto quello che era fantascienza in qualche maniera diventa attualità politica. E allora chiudo proprio dicendo questo, dentro una crisi di questo tipo, ecologica, sistemica, climatica, dobbiamo costruire i nostri luoghi, ma non in dinamica proprietaria. I nostri non sono luoghi perché appartengono a qualcuno di noi, ma non sono né pubblici né privati, rappresentano quel dibattito assolutamente interessante sul bene comune che facciamo proprio a partire da occupazioni come quelle del Valle o a partire dal referendum dell'acqua. Ma questi luoghi che sono fondamentali per ricostruire potenza, poi dobbiamo trovare la maniera di liberarla, poi dobbiamo scommettere che si possa liberare questa potenza, che possa essere soprattutto trasformativa, non accettare l'esistente e per finirla come l'abbiamo messo nella convocazione di questo festival, per andare in direzione ostinata e contraria. Ma questo lo possiamo fare solo, come dire, se agiamo come lo sciame di api e ci muoviamo liberamente in tutto il territorio. Grazie.